L'ANPI Molise ha organizzato al centro storico di Campobasso una iniziativa che richiamasse la difesa della Costituzione nel segno della scelta degli organismi direttivi nazionali di esprimersi per il no al referendum consultivo d'autunno. La manifestazione dal titolo Un fiore per la libertà ha trovato il suo simbolo in Giuseppe Barbato, un giovane partigiano trucidato dai fascisti il 30 settembre del 1944. Davanti alla sua casa nativa si sono dati appuntamento alcuni rappresentanti dell'ANPI del Molise, ma anche di altri luoghi, oltre alle presenze di altre organizzazioni politiche di sinistra e al consigliere regionale, già assessore della Giunta Frattura ed esponente di spicco del Partito Democratico in Molise, Michele Petraroia. Proprio quest'ultimo, nel suo discorso, ha molto calcato la mano sulle responsabilità del suo, a questo punto, ex partito, per come si sta muovendo nelle vicende nazionali, soprattutto per quel percorso dei diritti costituzionali che verrebbero meno con la scelta delle riforme volute dal governo Renzi. Una sorta di illuminazione complessiva che lo ha portato nel giro dell'ultimo anno a cambiare molte posizioni, in primis alle dimissioni da assessore regionale e poi a prendere via via le distanze politiche dal suo partito di origine. Una situazione complessiva che oggi porta lui, ma anche tanti dirigenti di associazioni e fondazioni, a scegliere la strada di un affrancamento dalle imposizioni di una classe politica e dirigenziale che di fatto annulla diritti costituzionali costruiti con il sangue e le lotte degli italiani, mortificando con scelte complesse a favore dei grandi potentati economici e finanziari quel che dovrebbe essere invece difeso a spada tratta, la concretezza della libertà attraverso il lavoro e la dignità di tutti. Un fiore per la libertà, appunto, per celebrare il sacrificio di un partigiano, ma anche il ruolo dei cittadini a tutela delle proprie quotidiane democratiche libertà.